Buongiorno, siamo qui a Sorrento, al Museo Correale, con il dottor Edoardo Savarese, un magistrato scrittore, uno scrittore magistrato, che nella scrittura ha trovato, sia per lavoro, sia per hobby, sia per passione, un modo di comunicare temi importanti, scottanti, particolarmente significativi, realizzando un'opera che è il prosieguo del tuo primo volume, che è stato segnalato al Premio Calvino. Con Non passare per il sangue si apre un capitolo particolarmente significativo che parte dalla penisola sorrentina, dove sei nato, per arrivare in Afghanistan e toccare la Grecia. Ecco, questo passaggio attraverso queste tre realtà così diverse, che cosa ha rappresentato per te nella tua emozione da trasmettere a chi legge questo libro? Ma qui ci sono tre spazi e tre tempi in questo romanzo. Gli spazi appunto sono due, appartengono molto alla mia biografia, quindi sono parte integrante di questa storia, che sono Seiano, soprattutto la marina di Seiano, ma un po' tutta la penisola sorrentina, e la Grecia, perché Creta è l'isola originaria effettivamente di mia nonna e quindi mi appartiene dall'infanzia. Questi due paesaggi sono proprio forse altri protagonisti insieme ai personaggi del romanzo. Poi c'è questo paesaggio che è inventato, nel senso che è ricostruito attraverso le immagini giornalistiche, che è quello dello scenario della guerra afghana di oggi. Non sono stato in Afghanistan, ma ho sempre sentito l'urgenza di raccontare di questa guerra che nessuno chiama guerra, che viene, diciamo, definita operazione di pace, ma che è una delle guerre più terribili degli ultimi decenni. Mi interessava soprattutto questo clima desertico dell'Afghanistan, in cui uno dei protagonisti appunto muore. E tu evidenzi nel presentare questo tuo lavoro che non ti ha interessato, ecco, trattare un tema, ma contestualizzare il tema in un racconto. Cioè, il racconto è la chiave di lettura che ti consente di ritornare alla memoria, che è uno dei punti forti della tua attività culturale, della tua ricerca, dei tuoi interessi. Come la memoria diventa occasione per guardare al futuro. Sì, qui il discorso del tema è ovviamente, trova la sua occasione nel fatto che l'amore di cui si parla, uno degli amori, perché ce ne sono tanti in questo romanzo, è un amore tra due uomini. Questo rischia sempre delle etichette e soprattutto la riconduzione ad una categoria della cosiddetta letteratura gay, che per me, insomma, ha poco senso. E tutti quelli che lo hanno letto hanno riscontrato invece una vocazione più universale, perché qui c'è un personaggio universale che credo appartiene a tutti noi, che è quello di questa nonna materna, che un po' rappresenta la tradizione, rappresenta la storia, rappresenta la memoria, rappresenta le costrizioni della famiglia, ma anche il bene che può venire fuori dalla famiglia. È un personaggio pieno di contraddizioni, come lo è la tradizione. Ed effettivamente questo è tutto uno scambiarsi memorie, questo libro, perché questo consente di ricostruire le identità di ciascuno e quindi poi di continuare a vivere nel futuro. Perché senza sapere chi si è non si può neanche proseguire a vivere, si può proseguire ma si vive male. I legami di sangue rappresentano un altro elemento forte che consentono questo scambio di memoria e soprattutto devono essere interpretati come andare oltre questi legami per poter guardare a quello che c'è fuori. Ecco, l'estraneo che arriva in famiglia, come tu dici, è qualche cosa che serve ad emancipare da quella chiusura che comunque c'è nell'ambito familiare, che forse preclude a una visione più universalistica di temi anche così scottanti. Sì, qui c'è quel senso del titolo, nel senso che io credo molto nei legami di sangue, nei legami familiari, che sono per tutti noi fondamentali. Naturalmente ci sono dei legami che non sono di sangue, nel senso che, per esempio, l'amore tra persone dello stesso sesso non c'è la prosecuzione della specie, che è una delle nostre preoccupazioni principali. Il senso è quello che le relazioni e l'amore passano non necessariamente per il sangue, cioè non necessariamente per la procreazione, ma passano attraverso delle strade che non sono predefinite e non sono programmabili a priori, soprattutto.
Quindi questo è un po' un invito ad un'apertura alla vita, al fatto che la vita è sostanzialmente imprevedibile.